Il 15 marzo 1895 in Irlanda viene uccisa la giovane Bridget Cleary, o perlomeno quella che dovrebbe essere Bridget Cleary. Qualcuno infatti sospetta che si tratti in realtà di una changeling, cioè di una creatura sovrannaturale che prende il posto di un essere umano dopo che questo è stato rapito dal piccolo popolo irlandese. Ma davvero una misteriosa creatura con le fattezze di Bridget l'ha sostituita nella sua vita quotidiana? È un mistero su cui indagheremo insieme oggi a Strane Storie. Il 1895 è un anno che riveste una certa importanza per il progresso umano, soprattutto in campo artistico. Viene pubblicata la prima edizione della Macchina del Tempo dello scrittore britannico Herbert George Wells. A Parigi avviene la prima proiezione cinematografica dei fratelli Lumière, riconosciuta come l'inizio del cinema. Alfred Nobel, con il suo testamento, pone le basi di quello che diventerà il famoso riconoscimento e nasce ufficialmente il gioco della pallavolo moderna. È un'annata che si potrebbe definire essenziale. Da lì a 5 anni, nel 1900, si sarebbe tenuta la famosa Esposizione di Parigi, la prima a superare i 50 milioni di visitatori, per un evento che vedeva presentata la tecnologia più recente e per l'epoca incredibile, come appunto il cinematografo dei Lumière. Ebbene, in questo contesto, in un mondo che viaggia inesorabile verso l'innovazione, verso le scoperte, il futuro, ci sono però ancora delle zone difficili da raggiungere. Posti bui in cui vivono i retaggi di un'umanità antica. E non mi riferisco a luoghi fisici, sebbene ovviamente ci fossero, come ci sono ancora oggi. No, parlo di quei luoghi fra il sonno e la veglia, dove l'essere umano si muove con cautela, timoroso, con il sentimento di che attraversa un ambiente che non conosce bene, per questo è inquietante e incerto. È il regno del folklore, delle storie raccontate intorno al fuoco o vergate nella mente dei bambini in tempi che si pensano remoti, eppure in realtà non lo sono affatto. Il mondo chiaroscuro della superstizione, dell'incanto, delle leggende che spiegano il mondo attraverso il battito d'ali di una fata. Ecco, le fate. Creature splendide e complicate che arrivano direttamente da quel sapere popolare che si mischia inestricabilmente alla cultura primigenia di una comunità o di un intero paese. Quando il primo bambino rise per la prima volta, la sua risata si sbriciolò in migliaia di frammenti che si sparpagliarono qua e là. E fu così che nacquero le fate. Lo scriveva James Matthew Barry in Peter e Wendy, quel capolavoro che poi sarebbe diventato Peter Pan, il ragazzo che non voleva crescere. Era il 1904 e la pièce teatrale, il romanzo infatti sarebbe uscito nel 1911, rappresentava le fate, meglio una fata, Tinkerbell, campanellino, in un modo particolare. Una fatina comune, che si dedicava a riparare pentole e tegami, da qui appunto il nome Tinker, fortemente gelosa però nei confronti di Peter, tanto da arrivare a gesti estremi come tentare di uccidere Wendy. Ma Barry spiega il perché di questo sentimento così potente. Le fate possono essere soltanto una cosa o l'altra, scrive, e non tutte e due insieme, perché essendo così piccole, hanno spazio sufficiente per ospitare un solo sentimento alla volta. Naturalmente possono cambiarlo via, però devono cambiarlo per intero. Una particolarità che pur nella rivisitazione, in qualche modo, arriva dalle leggende e dalle storie di un mondo, quello nord europeo nello specifico, che ha convissuto da sempre con questo genere di folklore. Racconti incantevoli, a volte spaventosi, altre ancora poetici e struggenti. La domanda che dobbiamo porci, tuttavia, è questa. Che cosa succede quando quelle storie diventano realtà? O perlomeno quando qualcuno crede che siano reali. Perché quando Michael Cleary, preoccupato e spaventato, teme che la sua Bridget sia stata rapita dal popolo fatato, è proprio a quelle storie che presta ascolto. E quando tenta disperatamente di cacciare la changeling che ha preso il posto della moglie, portandola verso la morte,
È da quelle storie che viene motivato e guidato. Bridget Cleary dunque sarebbe scomparsa e al suo posto c'è una donna identica a lei che vive la sua vita, ma se Michael e i suoi parenti, che di questo sono convinti, hanno ragione, dov'è finita Bridget? E davvero, quell'impostora è un essere sovrannaturale? Bentrovati naviganti del mistero e dell'insolito, io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di Strane Storie, la mia serie che ogni settimana ci conduce a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità enigmi e credenze ai confini del reale. Se volete unirvi agli altri naviganti per scoprire i segreti del mio mestiere, imparare a vostra volta a indagare i misteri e chi lo sa, magari anche a collaborare con me un giorno, più avanti vi spiegherò come fare. Vi ringrazio anche per tutti i bellissimi commenti che mi scrivete dopo aver letto Geniale, 13 lezioni che ho imparato da un mago leggendario sull'arte di vivere e di pensare, il mio nuovo libro edito da Feltrinelli. E qui condivido, lo sapete, le lezioni che ho imparato dal mio maestro James Randi, ma ne riparleremo. Per il momento, viaggiamo nell'Irlanda di fine 1800 verso un piccolo mondo antico, misterioso e pericoloso. Cos'è una fata? La domanda può sembrare banale, di semplicissima risposta, un piccolo esserino alato dalle sembianze femminili, vestita di fiori, foglie o graziosi abitini colorati, che svolazza luminosa nell'aria. Ma se vi dicessi che invece è ben più di questo, che a seconda del luogo in cui ci si trova la sua forma cambia aspetto? Se lasciamo da parte l'iconografia stereotipata che deriva da fiabe o da film Disney, quello che resta è più complesso e articolato del previsto. Dall'Italia alla Francia, passando per Inghilterra, Irlanda, poi su fino alla Finlandia, all'Islanda, questa creatura leggendaria è protagonista di miti e racconti. Eppure, sebbene sia presente in moltissime parti del mondo, la sua descrizione non è uniforme, poiché a cambiare è il background culturale. Così dalla fata, che eredita le caratteristiche delle ninfe o delle parche, come suggerisce il nome latino che deriva appunto da fatum, destino, si arriva a quelle medievali, abbigliate come le dame dell'epoca con tanto di lunghi vestiti e di hennin sulla testa, fino alle credenze forse più famose, quelle che vedono le fate appartenenti al cosiddetto piccolo popolo, il numerosissimo gruppo di esseri fatati, a volte minuscoli, a volte più grandi, che maggiormente si avvicina all'immaginario collettivo, anche grazie ad anni di rappresentazioni in film, fumetti e libri. Vi ricorderete per esempio che di fatine di questo tipo, fotografate da due bambine in Inghilterra e credute vere da Sir Arthur Conan Doyle, il papà di Sherlock Holmes, abbiamo parlato tempo fa in un altro video a cui vi rimando. Ma pensate che anche nel nostro paese fate, elfi e gnomi popolano il folklore da secoli e non crediate che l'epoca moderna abbia particolarmente spento queste credenze. In Sardegna si racconta delle Janas, creature benevole che tessevano con telai d'oro e prestavano aiuto in caso di bisogno. A Napoli c'è la Bell'Ambriana, uno spirito casalingo generalmente benefico che consiglia e che viene invocato in caso di difficoltà familiari, creatura che a volte deve vedersela col dispettoso Munachiel o spiritella abbigliata come un monaco. E ancora, in diverse zone montane, pedemontane o anche lagunari, dalla Val Gardena a Grado, si racconta della Anguana, una ninfa, una fata dell'acqua che può essere seducente figura femminile o ragazza con metà corpo di pesce o rettile. Una menzione particolare va fatta per la Romagna, i cui racconti popolari sono scrigni di esseri fatati e alle cui fate si concede un posto di rilievo in un folklore ricchissimo di storie. E in quest'ottica non appare strano che nel 2015 spunti un fascicolo del Corpo Forestale dello Stato, aperto 15 anni prima con la dicitura gnomi e fate dei boschi, contenente informazioni, segnalazioni, materiale fotografico che riguarda avvistamenti di esseri fatati, stranamente concentrati in un'area ben precisa, l'Appennino tosco-romagnolo, con alcuni suoi comuni, come San Piero in Bagno e Bagno di Romagna. Tra dichiarazioni e fotografie che strappano un sorriso, c'è anche la famosa o famigerata fotografia scattata da un banchiere di Cesena in viaggio con la moglie verso la loro baita di montagna. Sceso per montare le catene, vede una figura a carponi nella neve, intento forse a mangiarla. La fotografia, negativo ovviamente non viene mai consegnato, viene classificata come elfo nel fascicolo, ma qualcuno suggerisce che possa trattarsi del fantasma di un ragazzino morto assassinato anni prima nella zona.
Diciamo che possiamo vederci un po' quello che vogliamo, come nella più classica delle pareidolie, ma tra elfi, folletti, gnomi, fantasmi e gli eldiani che dei terrestri sono nemici alieni, questa foto, spesso di bassa qualità, sgranate, all'epoca senza negativi, ci chiedono sempre un grande sforzo di fede o di fantasia. E quel fascicolo della Forestale non è una bufala come potreste immaginare, è reale. Alla Forestale arrivano segnalazioni di tutti i generi, spiega Stefano Cazzora, capo ufficio stampa del Corpo. In questo caso allo gnomo si associa un guardiano della natura, così come al CFS si riconosce il ruolo di tutela ambientale. In Italia la denuncia e l'esposto sono azioni libere e le forze dell'ordine sono tenute ad accettare la denuncia di chiunque, indipendentemente da ciò che viene dichiarato. E così, in un via vai di orchi, alberi che bruciano da soli, luci misteriose, esseri alti 25 cm con casacca azzurra, pantaloni marroni, stivali di pelo beige, cappello rosso e barba bianca, come recita uno degli esposti, capite bene quanto vaste e profondamente radicate siano le credenze folcloristiche e popolari nella mente di molte persone. E se lo sono in tempi così recenti, si parlava del 2015, ma è così anche oggi, pensate come poteva essere nel 1895, in Irlanda, in quell'isola di Smeraldo, patria di un immaginario collettivo enorme, strutturato e potentissimo. Narra una leggenda irlandese che il popolo mitologico dei Tuatha De Danann giunse nell'Isola Verde per reclamarne il possesso, dopo che i loro antenati furono costretti ad abbandonarla a causa dei Fomori. Una volta sbarcati, diedero fuoco alle loro navi in modo da non poter tornare indietro, e per il fumo che si levò dai roghi si disse in seguito che i Tuatha De Danann fossero venuti dal cielo su quelle nubi scure. A popolare l'Irlanda in quel periodo erano i Fir Bolg, che si scontrarono con i nuovi arrivati e persero nella prima battaglia di Mag Tuired, cedendo così la sovranità sul paese. Ma il nuovo re Nuada era rimasto mutilato del braccio destro in battaglia e, secondo la legge, questo lo rendeva inadatto a regnare e così venne incoronato Breas, per metà fomoriano. Il suo regno durò 7 anni, ma fu talmente disastroso che dovette abdicare e fuggire dall'Irlanda, riconsegnando la corona a Nuada, a cui venne impiantato un braccio d'argento per sopperire a quello perduto. Breas tuttavia non voleva perdere il potere e chiese aiuto ai parenti Fomori. La seconda battaglia di Mag Tuired vide le schiere dei Tuatha De Danann, guidate da Lugh, combattere fino alla sconfitta del terribile Balor, il signore delle Ebridi, uno dei capi dei Fomori, il cui occhio poteva uccidere chiunque sul quale posasse lo sguardo. Lugh colpì il grande occhio con una pietra e il bulbo oculare penetrò nella testa, fuoriuscendo dalla nuca, rivolgendosi verso l'amata fomoriana e paralizzandola così all'istante. Il corpo di Balor cadde sul suo esercito e 3 volte 9 guerrieri morirono schiacciati. Quando anche il re dei Fomori, Indech, venne ucciso, questi si arresero. I Tuatha De Danann tornarono a regnare sull'Irlanda e i loro sovrani furono ricordati nella successione dei re supremi, fino a quando da Liberia giunsero i figli di Mil, l'ultimo popolo a invadere l'isola di Smeraldo. La guerra questa volta cambiò le sorti del paese e vide la sconfitta dei regnanti. I Tuatha De Danann accettarono di lasciare il dominio dell'Irlanda ai milesi e si ritirarono a vivere nel sottosuolo dell'isola, dentro le colline fatate. Il loro re, Finvarra, da quel giorno regna nel palazzo sotto la collina di Knockma, diventando parte del folklore irlandese. Questo lungo racconto, di cui probabilmente non ho onorato la bellezza riassumendolo, per ovvie ragioni, permette non solo di capire come la storia e la leggenda si intersechino in un groviglio che a volte rende difficile discernere la realtà dalla finzione, ma consente anche di contestualizzare alcune particolarità che ricorrono nel folklore, come le colline fatate e i loro tesori, e nella triste vicenda di Bridget Cleary. Ma chi era Bridget e perché una ragazza poco più che ventenne viene accostata a esseri sovrannaturali e a tutta questa mitologia? La risposta ci porta dritti in una storia folle e inquietante che inizia nel 1869 a Ballyvadley, nella contea di Tipperary, quando Patrick e Mary Boland salutano la nascita della loro ultima figlia, Bridget. I suoi fratelli maggiori, William, Edmund e Michael, morirono purtroppo in giovane età e sulla piccola vennero riversati non solo tutto l'affetto e le attenzioni, ma anche le aspettative
e il poco denaro perché venisse istruita. Patrick era un bracciante agricolo ed essendo l'unico a lavorare in famiglia, la condizione dei Boland non era certamente benestante. E tuttavia Bridget cercò di mettere a frutto i sacrifici dei genitori, a cui peraltro era molto affezionata. Di bell'aspetto, con occhi azzurri, capelli castani, la ragazza aveva una passione particolare per abiti e accessori, tanto che nonostante la lontananza da città come Dublino o Cork, quindi dai centri della moda dell'epoca, tendeva ad acconciarsi i capelli, a vestirsi con begli abiti e con i pochi gioielli che poteva permettersi e a truccarsi, conscia che Bally Vadley non le avrebbe permesso di formarsi e di crescere professionalmente. Decide di spostarsi a Clonmel, città commerciale, dove poteva studiare e compiere un apprendistato come sarta. Ed è proprio qui che conosce Michael Clary, un bottaio di 9 anni più vecchio e che, a differenza di Bridget, possedeva una spiccata superstizione e un timore reverenziale nei confronti delle creature e dei luoghi fatati che popolavano il folklore irlandese. La sua superstizione era tale che spesso evitava posti specifici oppure situazioni particolari che credeva l'avrebbero portato a un incontro con un essere magico. Apparentemente Michael e Bridget non avevano molto in comune, un carattere diverso, una differenza d'età, un modo dissimile di vedere il mondo che li circondava. Eppure l'amore, si sa, a volte è strano. E i due alla fine convolano a nozze intorno all'agosto 1887. Dopo il matrimonio, Mary, la madre di Bridget, si ammala. Così, per stare vicino a lei e al padre ormai anziano, la ragazza torna a Bally Vadley, mentre Michael resta a lavorare a Clonmel, visitando la moglie però nei fine settimana. In questo periodo di lontananza dal marito, Bridget diventa una donna indipendente, continua i suoi studi di sartoria e comincia a intessere un piccolo commercio di uova, grazie alle galline allevate dal padre Patrick. Le vendite vanno così bene che vengono acquistate altre galline da allevare e con i guadagni che aumentano, Bridget si può permettere una macchina da cucire Singer, all'epoca un vero lusso. Gli anni passano, nonostante la lontananza il matrimonio resiste e quando la malattia di Mary purtroppo ha un tragico epilogo, Michael decide di raggiungere la moglie a Bally Vadley in un grazioso cottage che il padre, Patrick, era riuscito a comprare per la coppia. Lutto a parte, sembra tutto perfetto, non fosse che quel cottage era mal visto dagli abitanti del villaggio, che avevano sconsigliato alla famiglia l'acquisto. Si riteneva infatti che fosse stato costruito sopra un forte delle fate, antiche costruzioni in pietra alla forma ad anello, abitazioni o fortificazioni che probabilmente risalivano all'età del ferro, ma che la tradizione popolare credeva magici, legati al piccolo popolo e per questo inviolabili, luoghi sacri su cui non si poteva assolutamente costruire o neppure spostare una singola pietra. Erano considerati una porta per entrare nel regno fatato e, come in ogni porta, qualcosa può entrare, ma qualcosa può anche uscire. Il cottage dei Clary era infestato, a detta di molti, e naturalmente Michael non voleva andarci ad abitare, ma alla fine cedette al volere di Bridget e invitò l'anziano suocero a vivere con loro. Una vita tranquilla e felice, e così fu davvero per diverso tempo, fino al marzo 1895. E al giorno in cui qualcuno disse una frase molto, molto strana. Nel marzo del 1895 i Clary sono ormai ben accasati. Michael era tornato da tempo a fare il bottaio e Bridget si divideva tra la sartoria e il commercio di uova. Non si può dire che fossero ricchi, ma entrambi guadagnavano, possedevano una bella casa e finanziariamente stavano meglio dei loro vicini. Inoltre, non avevano figli, cosa questa che in un villaggio come Bally Vadley era vista con sospetto, un fatto insolito, quasi vergognoso. Nella piccola cittadina rurale, una donna indipendente, attraente e alla moda come Bridget suscitava pettegolezzi e il fatto che più volte al mese viaggiasse fino a raggiungere i confini di Kylinagrana Hill per il commercio delle uova non aiutava di certo. Lì sorgeva un altro forte delle fate e Michael discuteva spesso con la moglie in merito, preoccupato e spaventato dell'abitudine di Bridget di frequentare un luogo pieno di creature magiche, forse addirittura maligne. Poteva attirare le ire di qualche fata che le avrebbe fatto del male, oppure poteva tirare sulla famiglia una maledizione. Bridget, tuttavia, non credeva a queste superstizioni, per lei si trattava di lavoro e nient'altro. E fu proprio a causa del lavoro che, a inizio marzo, la donna si diresse nuovamente a Kylinagrana Hill
per incontrare Jack Dunn, John, secondo una fonte del 1901, un cliente nonché lontano cugino. Quell'incontro però non avviene perché Dunn non era a casa e l'attesa non servì. Al momento del rientro scoppia un temporale e Bridget torna indietro tutta inzuppata. Raffreddore e febbre non si fanno attendere e Michael si prende cura della moglie per qualche giorno, quando a trovarla giunge Jack Dunn. Avvicinatosi al letto, tuttavia, Clary lo sentì sussurrare una frase che non avrebbe mai voluto sentire. «Questa non è Bridget!» Michael restò impietrito. Le sue peggiori paure sembravano avere trovato riscontro. Dunn, dopo tutto, era un Chianahe, una figura particolare della tradizione, un narratore di miti, storie, leggende, ed era considerato un esperto di creature fatate e del modo per difendersi e scacciarle. E dunque, chi meglio di lui poteva accorgersi di qualcosa che non andava in sua moglie? E quello che non andava in Bridget era che quella donna non era Bridget. Michael non smise di accudirla, ma ormai in lui si era insidiato il seme di un terribile sospetto. Sua moglie era stata rapita dalle fate a Kylie Nagrana Hill e nel letto al suo posto c'era un changeling, un essere che viene lasciato dalle fate in sostituzione del rapito. Non era insolito infatti che il piccolo popolo rapisse bambini o adulti per portarli nelle loro dimore e ingannasse i familiari con una sorta di sosia che poi in realtà aveva tratti particolari che lo distinguevano dall'originale. Michael Clary si convince che la donna che ama non sia quella che ha davanti, perché era troppo bella e di due spanne più alta, dirà in seguito. L'11 marzo venne chiamato il dottor Crane, che non riuscì a vedere Bridget prima del 13, un mercoledì, quando le diagnosticò una bronchite e un certo nervosismo. Tuttavia il medico non era preoccupato per le condizioni della donna, non riscontrava niente che potesse metterla in pericolo di morte. Così il prete, padre Ryan, che lo stesso giorno andò in visita, sebbene decise di amministrarle gli ultimi sacramenti, non trovò in realtà una situazione che lo allarmasse. Bridget non disse nulla, non si lamentò, ma la battaglia di Michael Clary per salvare sua moglie era già iniziata e l'uomo non si sarebbe tirato indietro di fronte a nulla. Anche perché per salvarle e scacciare il mostro esisteva una sola orribile strada. Are you a witch or are you a fairy? Or are you the wife of Michael Clary? Sei una strega o sei una fata? O sei la moglie di Michael Clary? Questa filastrocca per bambini è il riassunto di ciò che successe nei giorni precedenti venerdì 15 marzo 1895. Come molte altre filastrocche che si ripetono da piccoli senza conoscerne davvero significato, anche questa è l'inquietante specchio di una tragedia. Sì, perché la lotta di Michael a questo punto diventa serrata. Secondo la tradizione sono 9 i giorni disponibili per scacciare un changeling e porta l'uomo allo sfinimento. Accanto a lui però ci sono altre persone a dargli sostegno: Jack o John Dunn, Patrick Bolan, il padre di Bridget, Mary Kennedy con i figli James e William, zia e cugini della vittima, e William Ahern. Alcune fonti riportano la presenza di un altro Kennedy, Patrick, ma i resoconti dei giorni da mercoledì a venerdì non sono totalmente cristallini. Indipendentemente da questo, ciò che accadde invece è abbastanza chiaro. Michael Clary, su consiglio di Dunn, fa visita a Dennis Gainey, il cosiddetto dottore delle fate, e riceve una pozione composta da erbe, ma anche da digitale, da somministrare al changeling insieme a del latte fresco, mentre lo si interroga costantemente sulla sua vera natura. E così accade. Con l'aiuto di parenti e vicini convinti da Michael della bontà delle sue azioni, Bridget viene forzata a bere l'intruglio, mentre la domanda posta è sempre la stessa. «Sei Bridget Bolan, moglie di Michael Clary, in nome di Dio?» La risposta disperata della ragazza, che chiedeva al marito di smetterla, provocava solo maggiore rabbia e percosse. Un vicino di casa, William Simpson, la sera del 14 marzo andò con la moglie in visita ai Clary per sincerarsi delle condizioni di Bridget, e vicino al cottage incontrarono Joanna Burke, una delle cugine della donna. «Le stanno dando delle erbe», disse ai Simpson, «prese da Gainey oltre la montagna. Nessuno verrà lasciato entrare per un po' di tempo». Mentre si trovava fuori dal cottage, William sentì una voce all'interno gridare «prendilo, ti bruceremo!». Tutta la casa era chiusa, porte e finestre, ma improvvisamente l'ingresso si spalancò e si udì nuovamente una voce gridare ordini «vattene via!».
Simpson e i presenti si spaventarono, ma l'uomo corse in casa preoccupato e vide i Kennedy e Dunne tenere Bridget ferma sul letto con indosso la sua camicia da notte, mentre Michael, in piedi accanto a lei, chiedeva che qualcuno gli portasse il liquido. Mary Kennedy giunse subito con una casseruola in presenza di Patrick Boland e del giovane William Hyrd, che reggeva una candela. A Bridget venne spruzzato addosso il contenuto della... L'odore che pervase la stanza non lasciava dubbi sulla natura del liquido, urina. Era uno dei tanti metodi usati in casi come questi, ma non era abbastanza. Bisognava continuare, per la salvezza di Bridget, obbligata nuovamente a bere la mistura di Ghaney. Un cucchiaio pieno e una mano sulla bocca perché non lo sputasse a ripetizione, mentre i presenti gridavano «Torna indietro, Bridget Boland, in nome di Dio!» William Simpson osservava scosso la scena e dirà in seguito che probabilmente la ragazza era posseduta, era l'unica spiegazione per quello che stava accadendo. Solo quando sollevarono Bridget, notò sulla sua fronte dei segni rossi e alla frase «Bisogna usare l'attizzatoio per farle prendere la medicina!» capì che cosa fossero. Le procuravano delle ustioni per convincere il changeling a rivelarsi. In quattro la presero di forze e la appoggiarono alla grata dove ardeva il fuoco. Qualcuno recitava il rosario e Michael la minacciò. Se non avesse risposto correttamente l'avrebbe bruciata. «Sei Bridget Boland, moglie di Michael Clary in nome di Dio?» «Sono Bridget Boland, figlia di Patrick Boland in nome di Dio». La ragazza o la fata, secondo chi stava strenuamente portando avanti i riti, era esausta, ancora preda della bronchite, ma riuscì a soddisfare tutte le domande, riconoscendo i presenti e dando a Michael una speranza. La casa si svuotò degli ospiti verso l'alba, ormai era arrivato il venerdì. Joanna Burke tornò dai Clary in giornata, desiderosa di vedere la ragazza, ma lo stato in cui versava la sconvolse. Chiese a Bridget cosa stesse succedendo e la risposta, che suo marito la credeva una fata, fece esplodere l'ira di Michael e la sua frustrazione. L'uomo la picchiò violentemente, poi prese 3 pezzi di pane e le intimò di mangiarli. A ogni boccone chiedeva «Sei Bridget Clary, moglie di Michael Clary, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo?» 2 risposte furono corrette, ma mangiare del pane secco con la gola arsa, senza acqua per accompagnarlo, preda della paura e succube di una tortura continua, era troppo. La prova del pane, come veniva chiamata, fallì al 3° tentativo. Bridget venne gettata a terra, il pezzo di pane spinto a forza in gola perché venisse ingoiato. Joanna Burke e i presenti che nelle fonti di fine 800 vengono identificati con Patrick Boland, Kennedy e Katie Burke, restano scioccati dalla scena. Ma quando qualcuno tenta di uscire dalla casa, Michael chiude a chiave la porta. «Non ve ne andrete fino a quando non avrò riavuto mia moglie. È una fata. Presto la vedrete scappare su per il camino!» L'uomo rovescia così addosso a Bridget dell'olio per lampade e poi dà fuoco alla sua sottoveste, osservando il rogo, convinto che presto sua moglie sarebbe tornata da lui. Credo sia inutile, a questo punto, dirvi che le cose andarono molto diversamente rispetto a quello che Michael credeva. Il corpo di Bridget Clary sparisce dal cottage e la donna viene dichiarata scomparsa. Naturalmente non era scappata dal camino, ma sepolta da Michael e Patrick Kennedy a circa 1 miglio dalla loro casa. Quello che succede da qui in avanti differisce un po' secondo delle fonti, ma per l'Irish Times e l'avvocato e scrittore irlandese Michael John Fitzgerald McCarthy, Clary inventa una storia per spiegare la scomparsa, questa volta reale, della moglie. A Joanna Burke e Patrick Boland vengono date istruzioni. «Ora che mia figlia Bridget è morta», rispose Boland, «non serve a niente parlarne, ma Dio mi aiuti alla fine dei miei giorni». Un velo di omertà viene steso sulla vicenda ed è complicato dire con certezza se in quel momento le persone coinvolte credevano ancora alla storia del rapimento a opera delle fate. In qualunque caso, Michael denuncia la scomparsa della moglie, dice che l'ha vista uscire di casa ben vestita con i suoi orecchini d'oro e per un po' sostiene che sia andata a Kylinagrana Hill ed è là che si dovrebbe cercare perché è là che è stata rapita dalle fate. Tuttavia qualcuno, sembra il signor Dunne, parla con un parroco del rogo di Bridget e poco dopo la polizia inizia a indagare. Nonostante le varie dichiarazioni, alcune incongruenze non sfuggono quando la polizia interroga William Simpson, che dice tutto quello che ha visto, aggiungendo che Clary gli ha chiesto una rivoltella per andare al Forte delle Fate a riprendersi la moglie.
Quando lui rifiuta, Michael si dirige a Kylie Granah Hill con un grosso coltello da tavola. Deve tagliare le corde che legano Bridget alla sella di un cavallo grigio. Solo così potrà restare con lui. Finzione, credulità, follia. Come diceva il poeta e drammaturgo Tennessee Williams, peggio di un bugiardo, c'è solo un bugiardo che è anche ipocrita. La menzogna di Clary inizia a vacillare tra il 17 e il 21 marzo, quando l'ispettore distrettuale Wansbrough, a capo delle indagini, decide che è il tempo di mettere fine alla questione. Sguinzaglia i suoi uomini per setacciare l'intera campagna, campi, boschi, case, fattorie, dragano i fiumi, gli stagni e nel frattempo arresta tutti quanti, da Clary ai Kennedy, Patrick, Boland e William Hearn. Davanti al magistrato gli uomini continuano a sostenere la tesi del rapimento. Bridget è uscita volontariamente di casa ed è scomparsa. Questa volta però Wansbrough e la polizia non credono più a nulla. Il 22 marzo il corpo di Bridget viene trovato in un fosso poco profondo, coperta da terra e vegetazione tagliata altrove. Le sue condizioni sono terribili, non serve scendere in particolari macabri. Il ritrovamento fa crollare il castello di carta. La polizia chiede a Michael se ha ucciso sua moglie, la risposta è sempre la stessa. Lui non ha dato fuoco a Bridget, ma al Changeling. La vera Bridget sarebbe apparsa oltre la collina del Forte delle Fate in sella a un cavallo grigio e lui la sta aspettando per poterla finalmente riportare a casa. Questa convinzione durerà per l'intero processo e il tribunale non la prenderà mai seriamente, accusandolo di omicidio colposo e condannandolo a 20 anni di carcere, di cui ne sconterà 15 per poi trasferirsi a Liverpool e successivamente in Canada. A tutti gli altri protagonisti, esclusi Hearn e Joanna Burke, che il giudice ritiene troppo anziana per condannarla al carcere e ai lavori forzati, la giustizia combina pene più o meno lievi. La difesa delle fate, come venne chiamata in tribunale la giustificazione di Clary, lasciava comunque dei dubbi sul suo operato, perché un uomo che sa leggere e scrivere, con un buon lavoro, residente in una città come Clonmel e non in un povero villaggio rurale, si lascia suggestionare in modo così brutale? E come può convincere così tante persone di una teoria assurda? Beh, nel mondo moderno, con il web e tutto quello che vediamo e che abbiamo visto in questi ultimi anni, forse la risposta ci sembra abbastanza facile. Ma parliamo del 1895, di una piccola zona dell'Irlanda. Le ipotesi sono molte. Alcune ritengono Clary consapevole della sua menzogna e l'uxoricidio perpetrato con lucidità per punire un ipotetico tradimento di Bridget, un tradimento di cui però non si è mai saputo nulla. Altri sostengono che si sentisse minacciato da una donna indipendente che guadagnava più di lui, ma anche qui non ci sono prove di gelosia, invidia e neppure violenze, prima di quei folli giorni di marzo. Ma allora cosa può essere successo? Due ricercatori del Centro per la Salute Mentale di Limerick, H. O'Connell e P. G. Doyle, avanzano un'ipotesi. Michael Clary sarebbe stato vittima di un raro caso di disturbo psicotico breve che identificano con la sindrome di Capgras. La dinamica partirebbe dal rientro a casa di Bridget durante l'acquazzone e dal successivo decorso della malattia tra febbre, febbre alta e svenimenti. È possibile che Michael Clary, forse abituato al carattere indipendente e deciso di Bridget e dal supporto che ne ricavava, abbia subito il forte stress derivante dall'accudimento e dalla difficoltà di gestione e di controllo della situazione. Ricordiamo che il medico arrivò giorni dopo la chiamata e l'unico che poteva aiutare in casa era un suocero molto anziano. Questa situazione, tutto lo stress provocato, avrebbe determinato l'insorgenza della sindrome, un disturbo psichiatrico che causa la convinzione nel soggetto che il coniuge, un amico, altri membri della famiglia siano stati sostituiti da sosia o impostori. Il passo successivo, il fatto di convincere gli altri di questa convinzione, ci porta al disturbo psicotico condiviso, il folie à deux, una rara sindrome nella quale un sintomo di psicosi viene trasmesso da un soggetto all'altro. Viene diagnosticato quando i sintomi psicotici si sviluppano durante una relazione o una convivenza prolungata con un'altra persona affetta da sindrome simile e può estendersi oltre le due persone. Un caso, per esempio, ha coinvolto una famiglia di 12 persone. Questo quadro clinico potrebbe spiegare la tragica storia di Bridget Clary, ma è vero che non ci sono stati studi all'epoca sui personaggi coinvolti. Lo stesso Michael Clary ha fatto perdere le sue tracce in Canada. La follia di quel marzo 1895, che la politica inglese non mancò di sfruttare come l'esempio lampante dell'incapacità irlandese di autogovernarsi, ricordiamo che l'Home Rule era la questione politica dominante in Inghilterra e in Irlanda in quel periodo,
è spesso ricordata come il rogo dell'ultima strega d'Irlanda o come l'ultimo dei processi per stregoneria. Tuttavia è un errore. Bridget Cleary non è mai stata descritta come strega o adoratrice del diavolo, si è sempre parlato solo di fate. È comprensibile come la sua morte, arsa viva, abbia riportato alla mente i roghi dell'Inquisizione. Ma non è questo il caso, sebbene certa stampa abbia deciso che strega e stregoneria erano parole più d'impatto. Quello che resta alla fine è la tragedia di una donna intelligente, intraprendente e indipendente. Una ragazza acculturata e bella, nel fiore degli anni. Una giovane vita spezzata in uno dei modi più atroci che si possano immaginare, torturata e umiliata per giorni dalle persone che amava, a causa di una superstizione, di una paura insensata che ha preso il sopravvento. Nel 1979 il grande Douglas Adams ha scritto: «Non è sufficiente godere della bellezza di un giardino? Che bisogno c'è di credere che nasconda delle fate?» Io vi ringrazio per avermi seguito, ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia pagina Patreon, la mia isola del mistero, dove condivido tanti contenuti esclusivi dietro le quinte del mio lavoro e molto altro. E naturalmente è grazie a loro che riusciamo a realizzare questo e tutti gli altri video che condivido gratuitamente con voi. Trovate i loro nomi in coda a questo video e se anche voi volete sostenere i nostri progetti potrete leggere anche il vostro. Ringrazio anche chi arriva su Tipeee, ci sta aiutando a costruire un giro di incontri su alcuni luoghi misteriosi del nostro paese con i naviganti. E per finire vi ricordo anche il mio nuovo libro, Geniale, in cui condivido 13 importanti lezioni sull'arte di vivere e pensare che ho imparato dal mio maestro James Randi. Che tipo di lezioni? Ho pensato di suddividere il libro in una serie di lezioni, 13 per essere precisi, no? Sempre per restare in un ambito tra virgolette magico, perché mi sembrava il modo migliore non solo per condividere le esperienze che io ho fatto insieme a James Randi e quello che mi hanno insegnato, ma soprattutto per estrarre da ogni episodio che racconto nel libro una lezione che io credo non solo è stata importante per me, ma potrebbe essere utile anche per chi la legge, no? E che riguardano aspetti in realtà della vita di tutti, no? Che riguardano il modo di agire, di ragionare, di comportarsi anche in certe situazioni. Per me sono state davvero fondamentali, mi hanno migliorato moltissimo la vita e quindi mi auguro che chi le legge possa trovare lo stesso tipo di soddisfazione. E dunque vi invito a leggere il libro e spero che quello che ho imparato da Randi possa tornare utile anche a voi. Per ora noi ci fermiamo qui, ci ritroviamo lunedì con gli ultimi episodi della Stanza delle Meraviglie, mentre con Strane Storie ci rivediamo venerdì prossimo. A presto! Questa storia mi ha fatto venire in mente i vampiri. Ma se abbiamo parlato di fate, cosa c'entrano i vampiri? Beh, lo sa che la mente non segue percorsi logici, no? Guardi, la sua sicuramente. Comunque i vampiri mi terrorizzano. Ma guardi che è proprio come per le fate, non esistono. La fa facile lei, perché non si è mai trovato davanti a un autentico vampiro. Ah, perché lei sì. Ma certo. Vabbè, e allora sentiamo, come se l'è cavata? Ma per fortuna avevo con me un cacciavite. Un cacciavite? E quindi? Era un cacciavite a croce.